18:31, puntuali in diretta come sempre, l'informazione di TV 2000. Buonasera. Buonasera e bentornati. L'apertura di oggi è dedicata all'Iraq. Il presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, è atterrato questa mattina a Baghdad. Durante la visita ha ribadito che l'Unione Europea non volterà le spalle ai massacri. E mentre il Parlamento italiano dice di sì all'invio di armi ai curdi dell'Iraq, si chiede un intervento deciso e coordinato dalla comunità internazionale in difesa di chi sta subendo guerra e persecuzione. Pierluigi Vito. L'orrore di un'esecuzione di fronte alla telecamera, con le immancabili minacce e accuse agli Stati Uniti. Il video diffuso dai guerriglieri dell'ISIS mostra l'assassinio di James Foley, il reporter americano rapito in Siria il 22 novembre del 2012, ora ucciso come rappresaglia ai bombardamenti americani contro i miliziani del califfato dello Stato Islamico dell'Iraq e della Siria. Il fatto che nel filmato il boia parli con accento britannico ha spinto il premier di Londra Cameron a interrompere le vacanze per far avviare indagini su possibili infiltrazioni di terroristi in Regno Unito. In questa sorta di ritorno al passato, la comunità internazionale pare mettersi in moto per affrontare la questione irachena. Dopo il via libera dell'UE, oggi Germania e Italia hanno approvato l'invio di armi ai peshmerga curdi che combattono contro l'ISIS. Nelle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato hanno votato contro solo SEL e 5 Stelle, ma anche organizzazioni come ACLI e Rete Disarmo contestano l'operazione. Intanto oggi Matteo Renzi si è recato in Iraq per incontrare le autorità locali e visitare un campo profughi a Erbil, anche in veste di presidente di turno di un'Europa, come ricorda su Twitter, impegnata a difendere una certa idea di mondo e di dignità dell'uomo. Un viaggio per ascoltare l'appello di quanti soffrono le conseguenze di guerra e persecuzione. Chiediamo i nostri diritti soltanto, i diritti umani, di vivere con dignità, con pace e sicurezza, e quindi vogliamo una forza internazionale per proteggerci. L'America, l'Europa, l'ONU possono fare qualche cosa, perché già non vendere le armi per queste comunità malviventi, basta di vedere chi fornisce queste gente, di tagliare le loro relazioni. Per me del primo giorno dovevano fare questo, quindi bisogna studiare insieme quali sono i mezzi più efficaci per fare cessare questa terribile situazione. Seminate la pace, per favore, seminate la speranza nei cuori dei bambini, delle donne e dei vecchi e malati. In Medio Oriente, dopo la rottura della tregua fra Hamas e Israele, la tensione è tornata alle stelle. I raid aerei israeliani sono andati avanti per ore, colpendo 10 obiettivi, secondo quanto reso noto da fonti militari. Almeno 20 morti provocati appunto dagli aerei israeliani, tra loro anche 2 bambini. E secondo fonti locali, in serata migliaia di palestinesi hanno abbandonato i quartieri est di Gaza per sfuggire ai bombardamenti. Da parte sua Hamas prosegue il lancio di razzi anche verso l'aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv. E l'Iraq è stato al centro anche dei pensieri dell'udienza del Papa svoltasi questa mattina nell'aula Paolo VI, un nuovo appello di Francesco che ha dedicato la catechesi al recente viaggio in Corea, e proprio nel corso della catechesi lo ha ricordato e ancora una volta ha ringraziato la Chiesa di quel paese. Ci dice tutto Cristiana Caricato. Memoria, speranza e testimonianza sono le 3 parole con cui questa mattina Papa Francesco ha sintetizzato il senso e il valore del suo viaggio in Corea. Nell'aula Paolo VI, presenti 10.000 persone, il pontefice ha parlato del paese dove si incontrano antiche culture asiatiche e il Vangelo. Ho potuto visitare una chiesa giovane e dinamica, fondata sulla testimonianza dei martiri e animata da spirito missionario. In un paese dove si incontrano antiche culture asiatiche e la perenne novità del Vangelo, si incontrano tutte e due.
Una chiesa che, come ha ricordato il Papa, citando l'appuntamento nel cuore di Seul per la beatificazione dei martiri coreani e la festa con i giovani asiatici presso il santuario di Solmè, è custode della memoria e della speranza. Una chiesa dove la fede viene passata da generazione in generazione. Una comunità fondata non da missionari ma da laici coreani nella seconda metà del Settecento. Affascinati da testi cristiani assunti come regola di vita, questi giovani intellettuali inviarono un compagno a Pechino che si fece battezzare per poi ritornare in patria e creare la prima comunità cattolica. Una storia che il Papa ripete ai fedeli nell'udienza generale per riproporre il modello dei primi martiri coreani, ma anche per affermare una grande verità. Cristo non annulla le culture, non sopprime il cammino dei popoli che attraverso i secoli e i millenni cercano la verità e praticano l'amore per Dio e il prossimo. Cristo non abolisce ciò che è buono, ma lo porta avanti, lo porta a compimento. Poi il Papa invita a pregare per la penisola coreana spezzata dalla cortina di bambù e per un unico popolo che patisce da anni le conseguenze della guerra e della divisione. Infine, mentre saluta il gruppo francese, anche il pensiero all'Iraq e ai tanti profughi vittime della violenza. Vi invito ad unirvi alla preghiera di tutta la Chiesa per quelle comunità dell'Asia che ho appena visitato, come anche per tutti i cristiani perseguitati nel mondo, particolarmente in Iraq, anche per quelle minoranze religiose, non cristiani, ma che anche loro sono perseguitati. E Papa Francesco, come sempre, ci sorprende con i suoi fuori programma. Paolo Fucili ne ha raccolti alcuni per noi, vediamo. Francesco accantona per un attimo il suo sorriso. Dall'Argentina è arrivata ieri a metà giornata la notizia del grave incidente stradale che ha coinvolto uno dei suoi 16 nipoti e famiglia. È morta la moglie, i due figli piccolini di 2 anni e pochi mesi l'altro, e lui è in stato critico. Ma vi ringrazio tanto. Ecco perciò il grazie del Pontefice per le preghiere e le condoglianze ricevute non solo all'udienza generale di oggi, primo appuntamento pubblico in agenda al rientro dalla Corea. Atmosfera festosa fino a quel momento, grazie anche alla presenza di una piccola delegazione del celeberrimo ormai San Lorenzo, l'11 rossoblu argentino caro al Papa tifoso, fresco vincitore della Coppa Libertadores, equivalente niente meno che alla nostra Champions League. Saluto a los campeones de América, l'equipo de San Lorenzo, da qui presente. Che è parte di mia identità culturale. Seconda udienza di agosto oggi, nell'Aula Nervi, piena fino all'atrio, con arrivi anche piuttosto curiosi quanto a veicolo. La Lega Navale Italiana giunta da Loreto in canoa è una famiglia francese che ha compiuto a dorso d'asino addirittura il pellegrinaggio alla tomba di Pietro. Complimenti ai due gruppi coraggiosi. Ora invece è il momento di parlare dello scontro dei due tornado avvenuto ieri nell'Ascolano. Sono tutti morti 4 militari italiani a bordo dei 2 aerei precipitati nelle Marche. Purtroppo non ci sono superstiti, le forze dell'ordine hanno rintracciato 2 dei 4 militari tra i 31 e i 36 anni che erano a bordo dei caccia. È stata aperta un'inchiesta per disastro aereo colposo. Tutti gli aggiornamenti ce li dice Massimiliano Niccoli. Il corpo di Mariangela è stato rintracciato nel pomeriggio, si trovava in una zona molto impervia, difficile da raggiungere, a determinarne il riconoscimento, le unghie smaltate. È la prima donna, dice il ministro Pinotti, che nel nostro paese muore in missione. Poco prima è individuato un altro pilota, i cui resti rinvenuti nella fusoliera di uno dei 2 caccia erano completamente carbonizzati. Resti umani, dice il procuratore capo di Ascoli, Michele Renzo, sono stati trovati in 3 diversi punti e sarebbero riconducibili appunto a 2 persone.
ma la tragedia che si è consumata nei cieli di Ascoli, dove i due tornado dell'aeronautica militare si sono scontrati, non ha quasi certamente superstiti. I soccorritori allora continuano le ricerche per assicurare una degna sepoltura alle altre due vittime. Tutto questo mentre si cerca di capire cosa sia realmente accaduto, farà chiarezza l'inchiesta aperta dalla Procura Militare di Verona e quella della Procura di Ascoli, che ha fatto già sequestrare diversi componenti dei relitti finora rinvenuti. Il fascicolo ipotizza il reato di disastro aereo colposo. L'impatto fra i due caccia, spiegano i primi accertamenti, è stato ortogonale. In pratica i due aerei si sono scontrati perpendicolarmente mentre percorrevano una delle aerovie a disposizione per raggiungere il luogo di esercitazione. La conferma arriverebbe dai testimoni oculari, secondo i quali i velivoli stavano volando bassissimi quando uno ha centrato l'altro. Una palla di fuoco che ha sfiorato le abitazioni. Poteva essere insomma una tragedia capace di coinvolgere anche i civili. E allora cerchiamo di capire chi erano e chi sono i quattro militari vittime di questa tragica fatalità. Nel servizio di Silvio Vitelli il loro ritratto e il dolore delle loro famiglie. Entrare a far parte delle forze armate implica un amore verso l'Italia, verso il nostro paese, anche perché comunque il paese va servito. Quindi quell'amore per l'Italia lo manifestava senza indugi Mariangela Valentini in questa intervista del 2008 per Sipario, rotocalco del TG4. Diceva di non aver paura, non riusciva a pensare che un tragico incidente sarebbe stato capace un giorno di spegnere per sempre quel sorriso. Classe 1982, era cresciuta a Oleggio, in provincia di Novara. Forza d'animo, capacità tecnica e spirito di sacrificio, con questa motivazione le era stato conferito a Brescia nel 2007 il premio Coraggio. A bordo di quel maledetto aereo con lei c'era anche il capitano Pietro Paolo Franzese di Benevento. 35 anni, sposato e padre di un bambino, amava il divertimento. Su Facebook abbraccia un delfino sullo sfondo di una luminosa Las Vegas, mentre compare ancora l'iscrizione ad un vecchio gruppo sulle migliori feste ad Ibiza. Alla fine degli anni 90 Pozzuoli era stato compagno di corso di Giuseppe Palminteri, 36 anni, altra vittima di questa tragedia. Di origine palermitana, Giuseppe si era trasferito a Brescia. Amante del cinema, aveva deciso di associare il suo nome in rete a quello di Chaz Palminteri, l'attore italo-americano che nel nostro paese aveva anche vestito i panni del giudice Falcone. Sull'aereo con lui Alessandro Dotto, 31 anni, della provincia di Ivrea. I suoi familiari, insieme a quelli degli altri piloti, sono stati accompagnati ad Ascoli Piceno dal personale dell'aeronautica. Dopo essere arrivati questa mattina alla base militare di Ghedi, nel Bresciano, e da lì subito trasferiti sul luogo della tragedia. Mentre si trovava in vacanza, Alessandro aveva scritto sul profilo: cari mamma e papà, parenti e amici tutti, sappiate che sto bene, addio. Un congedo ironico che in poco più di due mesi si è trasformato in realtà. Un addio tanto vero quanto triste, quello di questi quattro giovani al servizio del paese. È il momento ora della pagina economica. Mentre all'orizzonte si profila un blocco di due anni per i salari nella pubblica amministrazione, dal Ministero dell'Economia arrivano rassicurazioni per le pensioni medie e basse, che non verranno toccate. Giorgio Schiavoni. Pensioni e stipendi dei dipendenti pubblici sembrano essere questi i due snodi cruciali attorno a cui ruota l'aggiustamento dei conti pubblici necessario alla luce della recessione in corso. Altrimenti, infatti, l'Italia sforerebbe i parametri e le promesse fatte in sede europea. Il tormentone sul prelievo straordinario alle pensioni d'oro continua ormai da qualche giorno e dopo la smentita di Renzi di ieri via Twitter è invece arrivata un'indiretta conferma dal sottosegretario all'economia Baretta, il quale ha garantito ai pensionati che percepiscono un assegno netto mensile inferiore ai 2.000 euro, c'è la stragrande maggioranza, che non saranno colpiti da alcun prelievo fiscale aggiuntivo. La vera novità odierna è quella sui rinnovi salariali dei dipendenti pubblici. Secondo indiscrezioni di stampa, tipiche di un mese come quello di agosto, in cui molto si chiacchiera e ben poco si fa, il governo vorrebbe congelare gli aumenti per altri due anni per fare un po' di cassa. Non si sono fatte attendere le reazioni sindacali ad una semplice congettura giornalistica. I rappresentanti dei lavoratori del settore pubblico, infatti, già minacciano un autunno incandescente a meno che non ci siano delle smentite immediate. Gli stipendi dei dipendenti pubblici sono al palo dal 2010, da quando è entrato in vigore il congelamento ha portato oltre 11 miliardi di euro di risparmi alle casse pubbliche. Dal punto di vista dei 3 milioni e 300 mila statali, la CGIL ha calcolato che il sacrificio sia finora ammontato a circa 4 mila euro a testa. Il valore del loro salario reale infatti è calato di quasi il 15%. E adesso andiamo a Taranto perché emergono nuovi dati sull'inquinamento dell'aria. Nella città dell'Ilva il livello di sostanze cancerogene sarebbe ancora troppo alto e dall'Unione Europea potrebbero arrivare altre sanzioni. Federico Plotti.
L'Ilva fa ancora paura. Non sembra attenuarsi l'emissione di sostanze nocive provenienti dall'impianto, al centro dell'attenzione da anni, in bilico tra due questioni entrambi di vitale importanza, come la salute e il lavoro. Secondo quanto scrive la Commissione Europea in una lettera inviata all'associazione ambientalista Pace Link, l'acciaieria continua ad inquinare l'aria e l'ambiente, assicurando che continuerà a monitorare da vicino la situazione e che deciderà rapidamente quale ulteriore azione intraprendere nel quadro della procedura di infrazione. L'Europa ha già aperto due procedure nei confronti dell'Italia, una a settembre 2013 e una ad aprile del 2014, in cui si fa riferimento ad un pericolo immediato. A fare paura sono gli IPA, gli idrocarburi policiclici aromatici, sostanze cancerogene e capaci di modificare il DNA di generazione in generazione. Secondo uno studio sviluppato da Pace Link, che ha utilizzato lo stesso modello di calcolo usato dall'ARPA Puglia, nonostante gli IPA di provenienza ILVA siano calati per via della chiusura di diversi impianti dello stabilimento siderurgico, sono però ancora pericolosamente al 99,4%. IPA hanno un potere cancerogeno, ma anche hanno un potere di modificazione del DNA, per cui ne potrebbero risentire anche i bambini, i nuovi nati, e quindi è un lascito alle nuove generazioni che pone problemi anche etici. Una terra che continua ad assorbire e a restituire veri e propri veleni, frutto di una gestione dal punto di vista ambientale e sanitario quantomeno discutibile. A Taranto si continua a morire anche a 16 anni, come nel caso di Alessandro, scomparso un anno fa. Io vorrei che Taranto cambiasse, che finalmente io possa dire a mio figlio: hai vinto la causa che hai portato avanti fino ai tuoi 16 anni. E rimaniamo nel sud Italia, perché continuano i soccorsi dei migranti nel canale di Sicilia. Nella scorsa notte almeno 355 persone sono state tratte in salvo dalla Guardia Costiera. Intanto è scontro tra Italia ed Europa sul tema dell'immigrazione. Nei giorni scorsi il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, aveva annunciato la fine dell'operazione Mare Nostrum entro fine ottobre e il subentro dell'agenzia europea Frontex per il soccorso degli immigrati in mare. Ieri però è arrivata una doccia fredda da Bruxelles che ha frenato il governo italiano. L'agenzia, ha detto un portavoce della Commissione europea, non ha mezzi propri e non può gestire da sola l'emergenza. Immediata la replica del ministro Alfano, che considera inaccettabile questo scaricabarile di responsabilità. E hanno trovato un accordo invece l'antitrust e Poste Italiane, dopo aver aperto a novembre scorso un'istruttoria per i ritardi sulla chiusura dei conti correnti. Il garante della concorrenza ha accettato gli impegni presi dall'agenzia postale. Vediamo il servizio. Chiudere i conti correnti in massimo 15 giorni e sospendere le spese di tenuta conto fin dal giorno della richiesta di chiusura. Sono questi gli impegni principali che Poste Italiane hanno assunto al termine dell'istruttoria aperta dal garante della concorrenza, l'antitrust. Eh sì, perché rallentare o penalizzare la chiusura dei conti correnti vuol dire negare l'effettiva libertà di scelta ai risparmiatori italiani. Il cliente, insomma, non ha la possibilità reale di scegliere le condizioni migliori. Il problema non si è posto per la prima volta nel 2013, ovviamente. Già in passato, infatti, diversi istituti di credito avevano messo in atto comportamenti simili che ostacolavano il passaggio da una banca all'altra. Circa un anno fa le associazioni dei consumatori avevano segnalato comportamenti scorretti da parte di Poste nell'estinzione dei rapporti di conti correnti. Dopo l'istruttoria, Poste Italiane ha evitato una pesante multa, promettendo di cambiare e consentire un'agevole chiusura di conto ai suoi clienti. Tra le novità prefigurate da Poste, inoltre, non si richiederà più di versare una somma forfettaria in caso di saldo insufficiente al momento della presentazione della domanda di chiusura conto, e si rimborseranno le spese di tenuta del conto a chi non fosse riuscito a chiuderlo entro i tempi massimi a causa di Poste Italiane. E mentre cresce l'allerta del mondo sulla possibile diffusione dell'Ebola, in Liberia inizia il coprifuoco notturno per isolare alcuni quartieri della capitale. In Nigeria intanto è morta la dottoressa che aveva prestato soccorso e diagnosticato l'Ebola alla prima vittima del paese. Da Medici con Africa Kuam, impegnati in Sierra Leone, l'appello ad unire gli sforzi internazionali per arginare l'epidemia. Lucia Ascione. Le epidemie sono così, ti portano al confronto con il limite umano, ma quando arrivi a quel punto trovi anche le risorse.
interiori, spirituali, organizzative, materiali, collettive. Ci crede Giovanni Pototo, medico con l'Africa del QAM di Padova, anche sull'Ebola, edizione 2014. Tra qualche mese si potrà mettere la parola fine, a patto che una certa lezione sul concetto di salute globale venga appresa. Il mondo si è allertato, ma tardi, la risposta è arrivata tardiva e per ora inadeguata. Un caso come questo, un'epidemia come questo, che cosa ci dice? Che noi dobbiamo essere aperti anche al mondo stesso. La salute globale non è un concetto accademico, non è teoria, non è uno sfizio intellettuale, è una realtà precisa. Per questa ragione l'ospedale di Punxsutawney in Sierra Leone, costruito dall'UNICEF per la tutela della salute materno-infantile, gestito per conto del governo locale da Medici con l'Africa QAM, si sta attrezzando anche per l'Ebola. Però abbiamo deciso di rimanere e di puntare su due aspetti. Da un lato, e quindi agire all'interno degli ospedali con sistemi di protezione del personale, di screening dei casi sospetti, di assistenza ai casi che sono stati segnalati come casi affetti da Ebola, e dall'altro l'intervento nelle comunità. A noi servono gli aiuti per l'acquisto del materiale di protezione, per far funzionare le ambulanze, per andare a prendere i casi sospetti, per trattare i casi poi sospetti nell'isolamento, perché richiedono un'assistenza molto, molto difficile, e il quarto però perché vogliamo anche motivare il personale a continuare a fare il loro dovere, cioè assistere i parti alle donne e a vaccinare i bambini e a correggere quelli che sono affetti da malnutrizione. Cioè queste cose non possono non essere fatte. Adesso andiamo negli Stati Uniti, Barbara Masurli ci racconta le ultime ore di follia a St. Louis, ma anche a Chicago. Vediamo. A meno di 500 chilometri di distanza, in tre diverse città degli Stati Uniti d'America, si stanno consumando omicidi, rapimenti e insurrezioni popolari. Le immagini che arrivano da oltreoceano raccontano momenti di tensione e attimi di follia ai quali è impossibile trovare una giustificazione. A Ferguson, in Missouri, la questione razziale continua a tenere banco. Per la prima volta dallo scorso 9 agosto, quando un poliziotto ha ucciso il 18enne di colore Michael Brown, le manifestazioni di protesta dei cittadini lungo la West Florissant Avenue sono state pacifiche. Abbiamo registrato meno tensioni rispetto alle notti scorse, ha dichiarato il capo della polizia Ron Johnson. Gli atti vandalici però non sono mancati e con essi gli arresti, 47 in tutto nella notte fra martedì e mercoledì. I manifestanti hanno scagliato contro le forze dell'ordine bottigliette d'acqua e di urina, ma non hanno fatto ricorso alle armi e per questo gli agenti non hanno usato i gas lacrimogeni. Intanto, a circa 10 chilometri da qui, a St. Louis, la notizia della morte di un altro ragazzo afroamericano sta facendo grande rumore. Secondo la ricostruzione del Dipartimento di Polizia, il giovane aveva appena compiuto un furto in un negozio e poi, avvicinandosi a due agenti con un coltello in mano, avrebbe urlato «Sparatemi, uccidetemi!» ed è a quel punto che un poliziotto, forse entrambi, avrebbero aperto il fuoco colpendo a morte il 23enne. Più o meno nelle stesse ore, vicino a Chicago, in una casa del sobborgo di Harvey, due uomini hanno preso in ostaggio 6 persone, 8 secondo altre fonti, fra cui 5 o 6 bambini, alcuni di poco più di un anno. 4 piccoli, per fortuna, sarebbero stati già rilasciati. I banditi sono armati, stavano tentando un furto, ma una volta arrivata sul posto la polizia, avrebbero compiuto il gesto disperato per paura di essere arrestati. Le trattative fra rapinatori e autorità per la liberazione degli altri prigionieri continuano, ma la cautela è tanta. E in chiusura invece vi raccontiamo una bella storia che arriva dall'Indonesia. A 10 anni dallo spaventoso tsunami che colpì il paese e che provocò oltre 200.000 vittime, una coppia ha riabbracciato il proprio figlio. Travolto dalle onde, il bimbo, ora 14enne, ha vissuto in edifici abbandonati e in mercati. E poi una donna lo ha riconosciuto alla televisione e ha avvisato i suoi genitori. Pensare che solo qualche mese fa aveva ritrovato la figlia, considerata dispersa anche lei. Insomma, un altro tsunami, stavolta del cuore. La loro storia ce la racconta Cesare Cavoni. Una storia incredibile, miracolosa, per chi vuol vedere un segno salvifico piuttosto che fortunate coincidenze nella tragedia portata dallo spaventoso tsunami che nel 2004 uccise più di 220.000 persone lungo le coste dell'Oceano Indiano. È la storia della famiglia Rangkuti, formata da Jamilia e suo marito Septi, e dei loro due bambini, Arif di 7 anni e Ianna di 4. Vivevano nella provincia di Aceh.
all'estremità occidentale di Sumatra, dove tutto venne spazzato via dalla furia dello tsunami, anche la loro casa, e i due bambini vennero trascinati via da onde grandi come giganti. La famiglia non rimase che sperare, ma dopo oltre un mese di ricerche senza frutto, anche la speranza di ritrovare vivi i due bambini sembrò svanire, e così la coppia si arrese. Poi, dopo 10 anni, proprio nel giugno scorso, una frecciata di sole con quello che viene considerato il primo miracolo. Yamilia e Septi trovano infatti Ianna, ormai una piccola donna di 14 anni. Una felicità insperata entra nella loro casa, anche se con accanto il triste ricordo dell'altro figlio scomparso. Ed ecco che dopo pochi mesi arriva anche il secondo miracolo. Stavolta è una telefonata ad avvertirli che Arif è vivo e sta bene. Si trova in una piccola città nell'isola di Sumatra. Arif ha 17 anni e in questi 10 anni è sopravvissuto in edifici abbandonati e mercati, finché alcuni mesi fa una coppia l'ha accolto nel suo locale. L'incontro, quasi una nuova nascita della famiglia Rangukuti al completo, è avvenuto nell'abitazione della coppia che mesi fa ha accolto Arif. Il ragazzo dormiva per strada davanti al loro bar e così lo avevano accolto. Poi hanno visto la sua foto in TV e hanno contattato i genitori. Ho pregato ogni notte perché nel mio cuore ho sempre saputo che mio figlio era vivo, ha detto la madre. E forse è proprio questo il grande segreto di questa storia. È incredibile. Bene, tutto, il nostro giornale termina qui, grazie di essere stati con noi. Buon proseguimento di serata.